ci alziamo alle 6:30 di mattina, scendiamo a mungere, io mungo e mio papà dal latte al biberon agli agnelli. Poi verso le 10, quando ho finito di mungere, siamo pronti, andiamo al pascolo e ci diamo il cambio di solito. Io vado al pomeriggio di solito con quel ragazzo che ci dà una mano e al mattino va mio papà per mangiare a pranzo a casa, per riuscire a mangiare a pranzo a casa. E poi alla sera verso le 6:30 le portiamo nella stalla. Nella stalla, o se fa bello, le mettiamo nel recinto fuori. E poi mungiamo di nuovo, diamo il latte e verso le 9:30-10 andiamo a mangiare. Non eravamo molto d'accordo che continuassero perché è troppo impegnativo, è troppo. Però boh, allora è andata bene così. Allora abbiamo accettato la loro scelta e va là. E così, purtroppo il lavoro era iniziato, la stalla c'era e si è continuato e va là. E finché si può si continuerà. Poi vedremo. Adesso quest'anno ci sarà questo ragazzo che vuole provare, lui dice che ce la devo fare. Può darsi, ma con 22 anni sono pochi, La volontà ne ha tanta, però non basta a volte. Fin da piccolo ho avuto la passione della campagna, della montagna, dei pastori, dei marghè, più che altro. E da lì ho provato, se non ci provi non c'è più lunedì e martedì, ormai tutti i giorni è lunedì. Ti alzi e lavori. E non è un fatto di soldi. Ci va proprio la passione dentro. Rastrello e tanto olio di gomito. A vedere sembra un bravo giovane. Comunque le abbiamo detto, se vuoi fare l'alpeggio lo fai, se vuoi solo fare 3 giorni lo fai, fai come vuoi. Se qua c'è anche il lavoro al fieno, come ti sembra, per noi è uguale. Poi tanto qua, difatti anche questi anni, facevamo 3 giorni ciascuno, 3 giorni io, 3 giorni mio cognato. Perché per farne di più, sempre che non mangiamo, ma il zaino pesa. Il zaino pesa. Altrimenti io starei tutta l'estate lassù. Oh, io non scenderei, basta che mi portassero da mangiare. Dicono che è lunga. E io non mi farebbe proprio niente. Oh, per carità. Stancare mi stanco di più io che loro. Però a venire su da laggiù, qua o qua laggiù quando non c'è più erba, bisogna... perché. Io mi stanco di più di loro, sicuro, perché altrimenti non correrebbero come corrono. Io non lo so, perché io non duro più tanto, ormai sono a fine carriera. Ho quasi 70 anni. Sì, sì, finché ho la volontà c'è, però... So, la volontà non basta. E anche... stare tutto l'anno assieme alle pecore, ma al giorno d'oggi non ce ne sono più tanti che stanno, bisogna dire. È stato tutto così, un percorso che è iniziato quasi per gioco, senza progettualità alcuna e senza, per dire, abbiamo fatto io e mia moglie, un po', ormai saranno 10 anni fa, avevamo fatto per scherzo un corso
sui formaggi, per imparare a fare i formaggi. Anche quando siamo arrivati qua al Pravareno, per cui c'era già una struttura parzialmente impostata per la produzione di formaggi, eccetera, ci siamo trovati ad affrontare la cosa così, cioè per la prima volta. E inizialmente abbiamo imparato a fare i formaggi dai margari. E poi man mano ci siamo un po' specializzati e sono venuti dei tecnici più esperti ad insegnarci e devo dire che abbiamo ancora tantissimo da imparare. Beh, io ho sempre avuto, la mia famiglia ha sempre avuto gli animali, quindi diciamo che sono cresciuta, sai, nella campagna, in fattoria. Poi vabbè, ho conosciuto Andrea, che era molto appassionato. Se no, io sicuramente da sola non so se avrei continuato l'attività di famiglia, anzi, credo che avrei smesso da sola. Anche perché appunto da soli è dura. In genere siamo in due in caseificio a lavorare, perché gli uomini seguono i pascoli, diciamo, e gli animali. Poi c'è Elena, vabbè, che lei segue anche le vacche, la stalla, la mungitura. Sì, non è nata come passione, mi sono appassionata, diciamo, strada facendo. Sì, non avrei mai pensato forse di fare il casaro. Non riesco a definirmi un pastore, ma neanche un casaro, ma neanche un boscaiolo. Sono un po' di tutto e riesco a far stare in piedi tutte queste cose ed è un po' la mia caratteristica. Personalmente mi piace vederli qua in montagna. Ci sono certi momenti che passiamo insieme, magari la sera in giro per i prati così o per i boschi, che sono momenti bellissimi. Se tu ascolti e parli con le generazioni del passato, molto spesso questa vita qua veniva vissuta come, cioè, un obbligo, come un tunnel che non vedevano l'ora di vedere la luce e scappare via da qualche altra parte. Io vorrei che se i miei figli in futuro decidessero mai di effettuare, cioè di andare avanti con le nostre scelte, lo possano fare nella più piena libertà e senza che sia una costrizione, un obbligo. C'è la giornata che il tempo è buono e il pascolo magari ancora intero, le pecore non sono ancora passate, allora quel giorno lì stanno brave e magari hai munto dalle 5 e mezza del mattino fino alle 8 e mezza o che 3 ore di fila, ti riposi un momentino per di nuovo essere pronto alla sera. E invece altre giornate che non riesci a, quasi che non mangi neanche da seduto, perché ti devi, magari piove o che le bestie camminano, allora sei obbligato a mangiare con lo zaino appeso davanti e mentre cammini. Se le tratti bene ti dimostrano anche il loro affetto. Sono meglio che tante persone, a volte. Ci teniamo le nostre bestie, infatti vederle mezze divorate dai lupi o massacrate in un burrone perché si sono spaventate o che ci fa una rabbia. Adesso con il problema dei predatori siamo obbligati a sempre chiuderle nel recinto. Se si può spostare il recinto un po' sovente, le pecore dormono sul pulito e poi concimano e fertilizzano anche l'alpeggio avendo erba migliore per l'anno dopo. Qui facciamo 3 mesi. Facciamo 3 mesi, 2 mesi e mezzo con le vacche, 3 mesi con le pecore. Sto ancora 15 giorni da finire di raccogliere i dirupi e i perdu, come si dice in dialetto. L'estate la passiamo qua e sempre qua. Quest'anno ho avuto la bellezza di fare le ferie all'ospedale e abbandonare il gregge. E allora è stata l'unica ferie che ho fatto. La cosa più bella è quando sono ritornato su, che il mio cane nella nebbia è arrivato incontro prima che tutti gli altri mi sentissero.
Intanto viene qualcuno a trovarci che ci dà le bestie in affidamento o gli amici più intimi, però spesso o per la strada o per il modo a venire su siamo spesso da soli, però ci piace talmente questa vita che la solitudine non ci pesa più di tanto. Le giornate, come dico, se il tempo è bello passano in fretta, e quando arriva la sera che alle 7:30-8 e le pecore ben allargate che mangiano, ti dispiace persino doverle chiudere nel recinto, perché però è notte o che ci sono le bestie da mungere a casa, così le chiudiamo e rincasiamo. Le baite sono quelle che sono, abbiamo dovuto risistemarcele un po' come potevamo. La speranza di che si riesca un giorno a fare qualcosa c'è sempre, ma per adesso siamo ancora in queste condizioni. Allora non è che si lavori proprio benissimo, ma si cerca di, meno male, di far funzionare. Per noi diciamo che funziona, invece le bestie fuori giorno e notte, se fa bello va bene, ma quando fa brutto, tipo questi 4-5 giorni la settimana scorsa, è un disastro. Hanno perso il latte, poi erano nervosi, non si lasciavano neanche più mungere, proprio. Noi abbiamo la centralina, come tutti gli alpeggi. La cosa più bella è la centralina, che avere la luce, boiler a luce, che hanno acqua calda, da poter lavare i secchi e cose per la lavorazione latte, l'acqua calda ci va. Che se adesso dovremmo poi prendere dei provvedimenti, perché siamo in tre, ma ne arriverà un altro. Finché eravamo noi tre andava anche bene così, ma adesso avendo poi un bimbo piccolo dobbiamo aggiustarsi qualcosa un po' meglio. Qua ci sarà da spendere magari un po' a sistemarci, ma lo porto su con noi e ho tutte le intenzioni di fargli fare la vita che, se posso, la vita che abbiamo fatto noi. Poi se gli piace, se no farà poi certo quello che... Finché è con noi poi farà poi quello che vuole, come abbiamo fatto tutti, ma... No?